Buongiorno a tutti, sono Simone Dosoli di Trading Library ed in questo breve video vi mostrerò come visualizzare un ebook acquistato dal sito www.tradinglibrary.it. La procedura di questo video è da effettuare solo la prima volta che viene utilizzato il software di Adobe ed è equivalente sia per Mac che per PC. Gli ebook acquistati dal sito Trading Library, sia in formato PDF che EPUB, sono crittografati con Adobe DRM. Per fruire dei libri, quindi, è necessario aver installato sul proprio computer Adobe Digital Edition, un software gratuito sul sito di Adobe. Sulla pagina di ogni ebook è disponibile la guida ad Adobe DRM e un link per scaricare Adobe Digital Editions. Una volta acquistato un ebook, si riceverà una mail per poter acquistare il file, come in questo caso. Nell'eventualità che non vi arrivi la mail, è sufficiente visualizzare la propria area personale sul sito Trading Library e cliccare sulla linguetta I miei ordini per trovare il numero d'ordine corrispondente e poter scaricare il file in formato CSM. Ora vi mostrerò come accedere alla propria area personale. È sufficiente inserire i propri dati. Viene visualizzato in alto Area personale. Poi è sufficiente cliccare sulla linguetta I tuoi ordini e cliccare sull'ordine scelto. Viene visualizzata un'iconcina dalla quale si può scaricare il file. Ora è necessario scaricare Adobe Digital Edition sul nostro computer. È sufficiente cliccare sul link presente sulla pagina di ogni ebook. Come potete vedere, si apre la pagina di download di Adobe Digital Edition e potete scegliere la versione per il vostro sistema operativo, che sia Macintosh oppure Windows. Una volta scaricato il software ed installato, è necessario creare, se non lo si è già fatto, un account Adobe per poter autorizzare il computer alla lettura. La creazione di un account Adobe richiede meno di un minuto e il link viene visualizzato non appena aprite per la prima volta il software. Una volta creato l'account, riapriamo il software Digital Edition e verifichiamo che il computer sia autorizzato a leggere gli ebook. Per farlo, basta cliccare sulla voce Aiuto del menu e controllare che Autorizza computer sia cliccabile. Da qui basta inserire i nostri dati dell'account Adobe e cliccare su Autorizza. Il computer, come vedete, è stato autorizzato. Una volta fatto ciò, è sufficiente cliccare sul file ACSM che verrà automaticamente aperto, come vedete, da Adobe Digital Edition. Una volta aperto il file, si potrà leggere tranquillamente sul proprio computer. Così si conclude la guida per visualizzare gli ebook acquistati da Trading Library e vi ringrazio per averla seguita. Non mi resta altro che augurarvi buona lettura.